Sulla vicenda dell'immigrazione si sta consumando l'ennesimo atto di disunione, di disfacimento dell'Unione Europea. Ognuno va per il proprio conto e pensa al proprio, diciamo, tornaconto, e non c'è una politica lineare. La conferma arriva in queste ore, al momento in cui registriamo c'è il vertice di Tallinn, dove pare, salvo sorprese, dovrebbe venire fuori una linea che sicuramente non piacerà molto all'Italia, che ha chiesto di rivedere un po' i criteri nel gestire l'emergenza e immigrazione nel Mediterraneo. Una situazione che probabilmente, come è emerso anche da una dichiarazione di Emma Bonino, che è stata fatta circolare in rete, sostanzialmente l'Italia ha un po' voluto questa gestione nell'ultimo periodo in questi termini, nei termini che ovviamente non reggono più all'urto e all'onda d'urto che c'è nel Mediterraneo. Ora l'Italia chiede una revisione, un aiuto, un'apertura anche di porti, altri porti europei. E pare che, al di là delle buone intenzioni di facciata, compresa quella, diciamo, iniziale anche di Macron, che su cui forse sulle prime si contava maggiormente, adesso pare che ognuno pensi di lasciare così le cose come sono e magari cercare di aiutare l'Italia in altro modo, certamente non quello logistico. Geppi, l'Europa ancora una volta va in ordine sparso. Su questa vicenda dell'immigrazione convergono molti fattori. Vorrei partire dalle dichiarazioni di Bill Gates e dalla sua fondazione, che con 40 miliardi di dollari è in qualche misura uno degli attori primari, addirittura più degli stessi paesi, degli stessi stati, nell'intervento anche per gli aiuti umanitari. Bill Gates fa una serie di dichiarazioni che sembrano assecondare più il carattere, una certa destra ha ritenuto che fossero congeniali le proprie tesi, sciocchezze. Quello che Bill Gates è un approccio empirico, direi anche concreto, a quelli che sono i temi della questione. In realtà, non rinunciando all'aiuto umanitario, Bill Gates mette di fronte a noi, Italia, all'Europa, una serie di dati che sono evidenti. La crescita tumultuosa dell'Africa, il fatto che l'Europa è frantumata in mille rivoli, tutti circoscritti agli ambiti interni, alle singole nazioni, le prese di posizione dell'Austria, poi in qualche misura il ritorno a una interpretazione diversa, è legato al fatto che ci sono le prossime elezioni in Austria. E quindi ci sono una serie di fattori che oramai determinano le politiche degli stati stessi. Manca un'Europa, mancano leader, abbiamo celebrato in questi giorni, abbiamo ricordato la figura emblematica di Helmut Kohl, che l'Europa ha voluto in qualche misura ricordare con una cerimonia, l'unica, la prima che sia mai accaduto, presso il Parlamento di Strasburgo. Perché Kohl era un leader che assumeva la responsabilità e i rischi delle scelte. Ognuno ha espresso il peggio di sé, assolutamente evidente, con diversa gradualità, intendiamoci. Le posizioni di Macron non possono essere equiparate alle posizioni della Polonia o alle posizioni della Spagna, ma bisogna anche poi leggere dietro che ci sono delle posizioni. Ma voglio, prima di analizzare alcuni segmenti delle situazioni europee, dire cosa in realtà poi Bill Gates ha messo in evidenza. Bill Gates ha detto: guardate, la pressione crescerà, la crescita tumultuosa del numero di abitanti in Africa renderà sempre più ampia la pressione, e ancora di più viene fuori un altro aspetto che pure rende esplicito come l'Europa pensa di salvaguardarsi destinando l'Italia, diciamo, l'infezione se la tiene l'Italia, muoiono lì tutti quanti. Però questo è un atteggiamento che non sta né in cielo né in terra, perché per esempio quando hanno messo in mezzo il Brennero è una linea di passaggio fondamentale per l'Austria, con tutte le merci che vengono dal sud, quindi se chiudi il Brennero lo blocchi l'Austria, quindi un livello di cinismo, ma di stupidità, di coglioneria che è abbastanza diffusa, perché non ci sono leader da nessuna parte. Ma perché bisogna guardare con gradualità? Perché Gates in realtà dice: guardate, bisogna puntare tutto non soltanto casualmente, ma in modo massiccio sull'Africa direttamente. Dobbiamo abbattere la possibilità di attrarre con un solidarismo che poi non è neanche reale, perché i fatti cosa stanno dimostrando? Stanno dimostrando che
l'Eldorado che si sogna in Italia e in Europa è falso, è assolutamente inadeguato. Qualcuno pensa che l'Italia sia meno adeguata, quindi sogna la Germania, ma neanche la Germania potrà farcela nonostante tutto. Questa rigidità appunto di europea potrebbe essere vista in questa chiave, proprio quella di, visto che l'Italia comunque ha questa reputazione un po' tra virgolette buonista, o comunque che accoglie un po' alle maglie larghe nella immigrazione e poi lascia passare, potrebbe essere un modo per costringere in pratica il nostro paese ad essere un po' più rigido, diciamo un po' più cattivo da questo punto di vista? Guarda, io non riesco a leggere la vicenda in chiave di cattiveria, la vedo in chiave di capacità di combinare la diciamo necessità assoluta di dare aiuto a chi si trova in certe condizioni, impedendo che però venga esposti a questi viaggi folli di presunta speranza. E in questo senso voglio ricordare che proprio oggi Le Monde, Libération, chiedo scusa, ha voluto, con l'editoriale del suo direttore, mettere in evidenza come siamo nell'ordine dei 2300 morti solo quest'anno. Cioè, una cosa terrificante. Noi abbiamo accettato, come i forni crematori in Germania, che ci siano queste morti permanenti, e facciamo un uso spregiudicato, cinico della parola, del verbo, della semantica, degli aiuti, del bisogno, eccetera, che in realtà è assolutamente estraneo alle élite dominanti. L'Europa è dentro un vero e proprio vortice di stupidità. Ipotizziamo che l'Italia sia cialtrona, e lo è in buona sostanza, i gruppi dirigenti lo sono, ma ipotizziamo che sia così. Come si può pensare che, se non si interrompe, così come ci dice Gates, questo flusso, ci saranno pure gli errori, come la Bonino ci ha segnalato, di essere stati noi a volere certe cose perché non avevamo capacità di previsione, ma l'Italia non è abituata a fare della politica il territorio della previsione, dell'analisi e quindi della capacità di avere visione sugli eventi. Ma il punto fondamentale è che un'Italia satura che esplode, non è che esplode l'Italia, esplode l'Europa, e questo è un elemento che ti fa capire che l'Europa non ha guide, non ha sostanziali leader, non ha capacità di capire che la malattia che può riguardare l'Italia o può riguardare un altro paese non li porta da nessuna parte. Poi ci sono gli interventi finanziari. La Spagna, per esempio, che tutto sommato sta col culo per terra relativamente sia all'economia che ai problemi istituzionali, si muove anch'esso con una certa determinazione, ha sparato pallettoni. Ma perché questo può accadere? Perché in fondo poi la Spagna non interessa a nessuno, perché la Spagna non ha nessuna linea di produzione sostanziale, quindi per i soggetti finanziari e per i soggetti economici la Spagna c'è o non c'è, aggiunge molto poco, mentre invece l'Italia, oramai ridotta ad una vacca oramai consunta, ha ancora qualche pezzetto di carne che può essere mangiucchiato e può essere quindi eroso nonostante tutto, ma si sottovalutano i rischi esplosivi di natura diciamo così proprio rivoluzionanti i processi stessi, e questa è una cosa che lascia sgomenti. Poi emergono tutti gli altri aspetti che abbiamo descritto, cioè quelli relativi al fatto che l'Europa manca da decenni di una capacità di costruire traiettorie di leadership, cioè capacità di visione, capacità di costruzione. L'Europa è rimasto un simulacro fine a se stesso, ma ho voluto citare l'esempio dell'Austria per dire che bloccare il Brenner non è soltanto bloccare o tutelare, significa bloccare i circuiti economici, gli ingressi, le entrate e le uscite delle merci per la stessa Austria. Quindi tu hai lì la dimensione della follia pura. L'idea che possa scoppiare l'Italia e se ne fotte, l'Italia la perdiamo, se ne perdiamo una gamba per l'Europa, è una cazzata, capisci? Storica, non soltanto per lo storico dell'Italia. Poi ci potrà anche essere un giudizio liquidatorio rispetto alla classe dirigente italiana, che merita di essere additata al pubblico disprezzo, però diciamo che le classi dirigenti europee non è che siano particolarmente ammirevoli. Ci sono alcuni leader come la Merkel, che comunque ha una qualche capacità di visione, perché poi alle sue spalle ha una potenza economica e finanziaria, ma in fondo questo paese, se avesse una capacità di riassumere in sé tutte le ragioni storico-politiche, le condizioni eccetera, potrebbe anche, come dire, andare a trattare le situazioni in una chiave completamente diversa, e questo è completamente assente. Oggi Trump è andato in Polonia e ha cercato di acquisire la Polonia a sé in un gioco che ci vede completamente estranei come Europa rispetto proprio. Avremo il G20 di Amburgo, nel quale vedrai
la questione immigrazione verrà trattata come termini teorici, ma la pragmaticità quotidiana resterà completamente estranea. Quindi, e ritorno al ragionamento che facevamo in relazione anche alle proposte di Gates, che sono anche qui, dimostrare generosità non si... ecco, c'è una solidarietà pelosa che sottende qualcosa che non va nella direzione degli aiuti effettivi, perché fagocitare in un'aspettativa significa che la crescita tumultuosa in termini di nascite in Africa porterà una valanga di persone, farà scoppiare l'Europa e l'Africa, non soltanto l'Italia, lo diciamo anche agli europei. Voglio anche dire che evidentemente siamo attraversati da tumulti anche rabbiosi, perché noi ci siamo sentiti e ci sentiamo europeisti, sappiamo che la soluzione dello scenario non passa se non attraverso l'Europa, che senza l'Europa, solo che per avere l'Europa ci vorrebbe anche la coscienza europea, e questa coscienza è mancata, i gruppi dirigenti sono stati all'inseguimento di egoismi parziali. Si potrebbe addirittura dire che questa Europa, al di là delle diverse articolazioni con cui si è formata, ha vissuto il welfare nel modo più scellerato possibile e non è riuscita a farsi carico di quelli che sono i ritmi. Si contava molto su Macron rispetto, diciamo, si è tirato un sospiro di sollievo con l'elezione, se non altro perché si è evitato lo spauracchio Le Pen, però diciamo qualcuno comincia ad avere qualche delusione, se non altro perché si è partiti con, diciamo, manifestazioni di facciata, di collaborazione, però se almeno così dicono alcuni critici, alla fine Macron è arrivato al succo, stringi, e comunque resta il francese, quindi la politica francese la conosciamo da questo punto di vista. Guarda, soprattutto nel Mediterraneo. Voglio dire che una cosa è fare una valutazione critica sulle catastrofi, perché di questo si tratta, che la Francia ha arrecato negli ultimi 30 anni nel Nord Africa, dove tutto quello che poteva distruggere ha distrutto, dalla Tunisia all'Egitto, alla Libia, compreso gli assassini che ha commesso rispetto a quello scellerato assassino di Gheddafi, capisci? Però ecco, se questo è l'impianto, non può essere... noi manchiamo proprio di una cultura che analizza empiricamente le cose. Io mantengo questa convinzione. Non mi sentivo di aspettare da Macron un gesto conclusivo rispetto alla recente elezione. Macron viene eletto contro la bordata lepenista, mette in campo un piano, fa il suo primo discorso a Versailles con l'inno europeo, non quello francese, ha una vocazione europea. È evidente che questa cosa va in rotta di collisione con le emergenze che sono emerse in modo clamoroso in queste ore, e quindi ci si aspetta da Macron per far che cosa? Per isolarlo anche in Germania, in Francia. Io mantengo ferma la convinzione che il giudizio su Macron lo vorrei elaborare in un modo più lungo e più ampio relativamente a certe cose, anche non è che mi siano gradite le sue dichiarazioni, ma non posso equiparare le dichiarazioni di Macron alle dichiarazioni, che so, del capo del primo ministro spagnolo, per dirne un'altra, oppure del primo ministro ungherese. Però una cosa si può dire, insomma, almeno si parla per esempio dell'atteggiamento della Germania, della Merkel, si dice vabbè, ci sono le elezioni, quindi la Merkel è prudente perché sono le elezioni. Si diceva la stessa cosa della Francia per quanto riguarda le azioni da invece fare. Prosegue. Poi comunque adesso in teoria Macron c'ha il Parlamento tutto a suo favore, le elezioni presidenziali sono lontane, se ne parla fra 5 anni, ecco, e si parla ancora magari adesso... del fatto che, cioè, alla fine queste politiche o questo cambiamento di rotta, vabbè, allora quando è che si vede? L'Italia, cioè, cosa deve attuare? Dovrebbe attuare una politica di risentimento, incominciare a bloccare le merci che arrivano nei nostri porti e dire alla Francia, quando ci avremo tempo, dopo che abbiamo risolto gli immigrati, ve le mandiamo all'Austria, dice scusami, cioè dobbiamo fare un boicottaggio. Se questa è una strategia, no, ma non dico a te, dico in generale, se l'alternativa è un boicottaggio, si può anche fare, come usa dire il critico d'arte, per fare Totò ci vuole il fisico, l'Italia non ha le palle manca di attuare un boicottaggio, anche per fare un boicottaggio ignobile, dico dal mio punto di vista, ci vuole una struttura intellettuale e gestionale adeguata alla situazione. Invece nel paese del solidarismo peloso, anche il ragionamento di Bill Gates viene immediatamente interpretato nelle idiozie che tradizionalmente ci dice Salvini, nelle cazzate che dice Fratelli d'Italia, in tutto lo sciocchezzario diffuso che abbiamo nel nostro armamentario, che tra l'altro in questo momento si rivela anche meno aggressivo di quanto si può credere. Dico che non sono contento, ma non mi aspettavo da Macron un'immediata, voglio verificarlo nel corso del G20, vedremo come pensano di dover affrontare. Se
del G20 affronteranno la questione pensando di poterlo rimandare all'Italia, e beh, questo renderà necessario che il Parlamento italiano, si fa per dire Parlamento perché questa armata brancaleone che teniamo lì sistemata da tutte le parti politiche è andata ben oltre il bivacco mussoliniano, che è una cosa orribile, in particolare per chi come noi crede alle istituzioni e attribuisce alle istituzioni e al Parlamento la sede assolutamente necessaria del gioco democratico. Ha ragione chi dice che il Parlamento ci sia avverte che la drammaticità della situazione, quando il Parlamento è come la malattia, fino a che non c'è nessuno, così il Parlamento, appena non c'è più, ti accorgi la drammaticità di quello che ha comportato. Purtroppo questi sono gli scenari che si sono venuti a creare, ma al di là di questi aspetti io dico che oggi manca un'elaborazione italiana a quelli che sono i termini della questione, una capacità di affrontare, partendo anche dalla intelligenza o inintelligenza drammatica dell'assenza dell'Europa, e in quale chiave siamo andati lì, buttiamo i pugni sul tavolo e poi non li buttiamo, poi li tiriamo indietro, poi cerchiamo la linea più morbida attraverso Gentiloni. Certo, c'è anche da dire che mandare all'estero il ministro Alfano è come pigliarsi le pernacchie di Edoardo De Filippo in anticipo, prima ancora dell'avvenimento. Nessuna offesa nei confronti di Alfano, ma non credo che abbia il physique du rôle capace di essere attendibile rispetto agli interlocutori, che sono famelici, perché poi diciamoci la verità, questa Europa non è riuscita a darsi una compattezza neanche sugli interessi collettivi, che oramai sono diventati assolutamente collegati, senza possibilità di ritorno, senza possibilità di essere slegati. E quindi, quando facevo l'esempio dell'Austria, ti do la dimensione che chiuderemo il Brennero. E che cazzo chiudi col Brennero? Chiuso il Brennero, chiudi anche tutti i tuoi circuiti economici, di merci, di altre situazioni. Quindi lì tu hai proprio la dimensione di affermazioni che vengono fatte senza nessuna coscienza dell'intelligenza dei fatti. Allora, ripetiamo. Ecco, dice tra l'altro Bill Gates, la cui dichiarazione vorrei meglio approfondire: l'Europa ha bisogno di rendere più difficile per gli africani di raggiungere il continente attraverso i percorsi di transito corrente. Non è un blocco. Associa a questo il fatto che bisogna intervenire in misura massiccia, perché non riusciranno ad avere soddisfazione alla loro domanda, anche quella di emigrato economico, perché una parte morirà per strada, nel mare, dove fanno molto, non potremo neanche per andare a fare i bagni perché saremo pieni di cadaveri che ci ruzzoleranno intorno. E contemporaneamente abbiamo una situazione che non li riusciamo a soddisfare, perché quale integrazione vuoi fare nelle condizioni in cui stiamo operando, e contemporaneamente c'è chi si chiude nel castello e pensa di poter sopravvivere. Voglio giusto vedere gli approvvigionamenti per questo castello, come arriveranno. Cioè, non voglio adesso buttarla in chiave parossistica. Voglio dire che c'è oramai una chiara descrizione di un tasso di totale assenza di consapevolezza di quali sono i temi della questione. E allora dobbiamo attenerci alle condizioni che sono sul tappeto. In primo luogo, oserei dire che non voglio esprimere l'elogio di Minniti. Minniti cerca di barcamenarsi, ma mi sembra un salto di qualità rispetto alle precedenti occasioni. Vedremo quale sarà la risposta dell'Italia unita rispetto a determinate situazioni. Ma un'Italia che deve avere la coscienza europea, quindi in qualche misura deve lei imprimere all'Europa un'intelligenza del percorso collettivo. Cioè l'Europa deve sapere che l'idea di circoscrivere all'Italia gli ordini dei problemi è una sciocchezza devastante, che porterà l'Italia, casomai, se è intelligente, casomai a salvarsi in anticipo rispetto a loro che subiranno invece conseguenze disastrose, perché poi sarà pure da spiegare perché saranno Parigi o altre sedi dove avvengono istanze di terrorismo. È evidente che c'è un collegamento, oramai una base strutturale degli eventi del nostro tempo, drammatici e terribili, che non vogliono prendere forma rispetto a una capacità. Perché? Perché c'è l'abbandono dell'Europa come punto di salvezza. E qui ritorniamo alle ragioni per cui uno Spinelli pensava alla federazione e all'unità europea. Non era soltanto un sogno, era uno stato di necessità, l'unica piattaforma realistica per combinare sviluppo, aspettative, speranze di pace, diritto, legalità, diritto dell'uomo, ed era una piattaforma comparato alla storia che aveva portato a due guerre mondiali nel nostro continente e a tutte le conseguenze disastrose.
andremo al G20 di Amburgo e probabilmente non ci saranno risoluzioni, perché anche questi punti di raccolta mondiali sembrano essere più un punto di retorica che un dato di fatto. Ma il nostro compito è mantenere intatta la speranza europea con una dose di criticità ancora più accentuata se necessario, una valutazione su quello che dovrebbe essere il disegno di unità d'Italia rispetto a questo tipo di situazione, e fare fuori questo solidarismo peloso che in realtà non corrisponde a nulla, ma che in realtà sottende a interessi materiali molto squallidi, anche paradossalmente molto diffusi. E va bene, con questo chiudiamo questo numero di Maledetta Politica. Appuntamento alla prossima settimana.